Bella a tutti ragazzi, io sono Valerio e oggi siamo nella recensione dell'episodio 107 di Dragon Ball Super. Ragazzi, la scorsa volta non ho fatto uscire l'episodio per i soliti problemi delle cose che succedono quando è ancora estate, però adesso è iniziata la scuola, quindi devo rimanere per forza qui. Quindi, ragazzi, andiamo con la recensione di questo fantastico, nella seconda parte, episodio. Dico nella seconda parte soprattutto perché, ragazzi, come era successo anche nell'episodio della scorsa volta, la prima parte, cioè tipo i primi 13 minuti, sono abbastanza inutili. Almeno io non gli trovo molto senso. L'episodio inizia a diventare interessante negli altri 13 minuti. In generale, poi dipende quanto dura l'episodio. Per fare un breve riassunto dell'episodio della scorsa volta, diciamo che Frost, per vendicarsi del torneo tra il sesto e il settimo universo, imprigiona, sfruttando la mafuba, lanciata dal maestro Muten, imprigiona Vegeta, che però si riesce a liberare e il maestro Muten viene sconfitto per varie cause e quindi è stato sconfitto un altro dell'universo 7. Però adesso parliamo di questo episodio. Praticamente nei primi 13 minuti, come vi ho detto, non succede assolutamente niente. Tranne che continuiamo a vedere Goku che combatte con Ribrian, che va bene, continuano a combattere imperterriti perché non la sconfigge, non lo so, perché rimane allo stadio base e riescono comunque a combattere abbastanza in modo equo, e rimane allo stadio base, scusa, trasformati in Super Saiyan Blue e sconfiggila. Un attimo ci stai, però va bene, devono allungare il brodo. Come possiamo vedere c'è la volpe, Liquir, il signore della distruzione, non mi ricordo di quale universo, però tra gli universi che sono i più forti e non stanno partecipando a questo torneo, che tifa per l'universo 2, dice che addirittura potrebbe anche arrivare tra gli ultimi. Però per esempio Arak, che è un altro signore di un altro universo forte che non è stato messo nel torneo, invece dice che anche se l'universo 11 ha solo tre combattenti, probabilmente è il candidato alla vittoria. E addirittura vediamo i Kaioshin dell'universo 1, che è sempre un universo che non sta combattendo, che addirittura dice che tanto chi vince non interessa a nessuno perché sono universi di basso livello e quindi non darebbero lo stesso problemi a loro che sono i più forti. Poi vediamo la parte di Gohan deprimente, perché ragazzi, quando io vedo Gohan in questo stato proprio mi dà fastidio, perché fa tutto quello che non sa fare niente, il debole, addirittura come vedete in questa immagine si nasconde da un robottino inutile che gli spara flash dei raggi e lui scappa perché non lo capisco perché. Lo vogliono rendere così, però poi quando si trasforma diventa overpowered. Non lo so perché gli stanno dando questa caratterizzazione e gliela continuano a dare, non lo capisco. Però comunque poi incontra lo Yardrat dell'universo 2 e inizia un combattimento. Allora, partendo dal presupposto che lui sa usare il teletrasporto, ok, Gon dice che il teletrasporto lo sa usare molto bene, ok, ma tu sei un guerriero fortissimo, quindi anche se si teletrasporta, tu in un attimo di secondo vedi dov'è e lo colpisci. No, invece si fa prendere di mazzate da questo qua e arriva a tal punto che questo Yardrat sta per tirargli una sfera che lo avrebbe ucciso, o perlomeno l'avrebbe tipo diciamo sconfitto, perché non lo può uccidere, se no verrebbe eliminato. E tutto ad un tratto arriva Freezer e lo Yardrat dice: ah, ok, ti sei chiamato gli alleati, adesso ti difenderanno. E Freezer dice: no, 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 io non devo combattere, starò qui a guardarvi e poi vedrò cosa farne di voi due. E addirittura nel palco dell'universo 7, cioè dai Kaioshin, il Signore della Distruzione, Whis e i tre combattenti dell'universo 7 che sono stati sconfitti, gira voce che Freezer si sia alleato anche contro i nostri stessi eroi e quindi vuole arrivare primo per prendere le sfere del drago, le super sfere del drago, e Whis ipotizza che con un potere del genere non vorrebbe solo resuscitare, ma chiederebbe il potere di distruggere un dio. E guarda proprio Beerus. E questa scena è abbastanza interessante. E ragazzi, se volete che porto un episodio su una serie che è nata su Wattpad di un ragazzo che
ha fatto andare la storia in questo modo, quindi Freezer riesce ad uccidere Bills e poi la storia si complica. Io l'ho già letta, però se volete ve la porto sul canale, così ipotizziamo, diciamo, come può continuare il torneo del potere in questa ipotetica direzione. Ma questo sta a voi. Quindi, dopodiché, Gohan continua a non trasformarsi e anche Freezer glielo dice: tu non stai usando tutta la tua forza, perché ti stai facendo sconfiggere? E comunque si fa sconfiggere, arrivato proprio in punto di morte, gli sta per lanciare di nuovo un'altra sfera e Freezer distrugge questa sfera con un suo colpo e dice: ora basta, vabbè, ti uccido io. Quindi lo prende, gli dà due pugni e dice, lo Yardrat dice: come fai a prevedermi? E Freezer giustamente dice: anche un nabbo riuscirebbe a prevederti. E che Gohan lo devono caratterizzare in questo modo, va bene. E quindi Freezer, proprio con la freddezza di tutto questo mondo, lo prende, gli dà qualche pugno e poi gli lancia una specie di sfera che lo manda KO, ma non lo uccide e dice: sarebbe stato un idiota se l'avesse ucciso, perché sennò sarebbe stato squalificato, e giustamente. E gli dà un calcio e lo manda fuori dal ring, quindi riesce a fare la prima kill. Dopodiché arriva Frost e gli dice: bravo senpai, bravo maestro, che hai sconfitto lo Yardrat. Adesso noi ci dobbiamo alleare. E quindi le ipotesi alla panchina dell'universo 7, diciamo, si fanno sempre più accentuate. E quindi questa teoria per cui Freezer si stia alleando contro il suo stesso universo diventa sempre più valida. Poi Frost dice a Freezer di iniziare lui e sconfiggere lui Gohan. E Frost, diciamo, prende una sferetta, crea una sferetta che se la tiene in mano per tutto lo scontro tra Freezer e Gohan, perché per essere sicuro che non lo tradisca Freezer. Quindi Freezer inizia il combattimento con Gohan, lo pesta di mazzate, poi Gohan finalmente, diciamo, si trasforma in Mystic. E diciamo che lo butta a terra perché diventa veramente fortissimo, come già sappiamo. E Freezer dice: ok, adesso uso anche io tutto il mio potere. Si trasforma in Golden e lo butta a terra. E quindi Frost, vedendo Freezer che riesce a sconfiggere Gohan, fa sparire questa sferetta. Vuol dire che si è fidato di Freezer. Poi Frost chiede a Freezer di trasformarsi in Golden Frost, ma dice che ancora è troppo presto e gli dice di allenarsi trasformandosi nella forma 100%, se ricordate, che è quella grossissima, che però consuma troppa energia. E vediamo che Frost riesce a trasformarsi in questa forma. E dopodiché Freezer dice: ah, adesso ti devo imparare anche un'altra lezione. Non ti devi mai fidare di nessuno. E in quel punto, ragazzi, gli tira un raggio e lo butta fuori dal campo. E quindi incredibile. Si dirige da Gohan e dice: allora l'avevi capito, perché Gohan dice che il primo colpo, già dal primo colpo, aveva capito che Freezer non stava facendo sul serio. E addirittura Freezer dice che sarebbe stato stupido se non l'avesse capito. Dopodiché Frost dalla panchina dice: Freezer, sei uno sporco traditore, perché lo hai fatto? Eravamo compagni. E Freezer inizia a offenderlo, così facendo arrabbiare ancora di più Frost, che carica un raggio, sta per spararlo verso Freezer e arrivano gli Zeno che alzano la manina e lo disintegrano, perché dicono che ovviamente non si può intervenire dall'esterno del campo. Poi vediamo Freezer che dice a Gohan di continuare a combattere insieme per arrivare alla vittoria. Quindi questo, diciamo, ci fa capire che forse lui vuole solo risorgere e non vuole fare altre cose. Però staremo a vedere, perché è sempre Freezer. Dopodiché abbiamo le anticipazioni dell'episodio 108, che uscirà tra 2 settimane e sarà uno speciale da un'ora, dato che la prossima settimana non ci sarà l'episodio. Quindi tra 2 settimane ci sarà questo speciale in cui vedremo finalmente l'azione Jiren. Io vi dico solo questo, vi faccio scorrere queste immagini dove si vede Jiren che sta combattendo e finalmente siamo nel punto cruciale che aspettiamo da tantissimo tempo in questo torneo. E addirittura dal titolo che dice: il nemico più forte faccia a faccia con Goku, lancia l'infallibile Genki Dama.
scopriamo che forse Goku addirittura arriverà al punto da non poterlo sconfiggere e lanciare una Genki Dama. Probabilmente tra 2 settimane farò una live dove lo vedremo insieme questo episodio, ma non ne sono molto sicuro perché probabilmente mi darebbero il copyright, però vediamo come lo riusciamo a gestire. Datemi dei consigli qui sotto nei commenti. Passate dalla nostra pagina Facebook, dal nostro blog e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!